Un programma culturale nuovo che proietta la cultura in un'ottica completamente nuova, una cultura per tutti, e questo credo che sia veramente importante, e una cultura che deve, e dei programmi culturali, una stagione che deve rendere l'immagine di Genova come una città competitiva rispetto a tutte le altre città nazionali e internazionali per tutto quello che è il patrimonio artistico e culturale della città. Quindi quattro mostre prodotte in una stagione sono tante, speriamo che non siano troppe, ma stiamo lavorando per farle tutte bene. Paganini è la mostra su cui puntiamo naturalmente di più, è stata una mostra molto difficile da allestire, lo faremo nella memoria di Roberto Grisley, che è stato il primo curatore della mostra, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa durante i lavori, ed era stato così bravo a lavorare che quello che ha fatto era già quasi tutto finito. Ivano Fossati ha avuto questa bellissima idea di quasi sovrapporre la vita di Paganini con quella di Jimi Hendrix. È probabile, adesso non me l'hanno confermato, ma è probabile che all'inaugurazione della mostra ci sarà la sorella di Hendrix. Dentro la mostra ci saranno dei memorabilia molto importanti, ci saranno dei costumi di Jimi Hendrix, ci saranno i pezzi della famosa chitarra di Monterey, che sarà in fondo alla mostra a fianco al canone di Paganini, per cui vedremo queste due icone della musica di tutti i tempi a fianco l'una all'altra. Una memoria che deve essere vista non come semplicemente un parlare del passato e basta, ma creare sicuramente un link con quello che è il passato e il presente, quindi cercare tutti quelli che sono gli elementi di unione tra quello che è stato e quello che è importante, perché rappresenta la nostra storia, e quello che è il futuro, quindi una cultura sicuramente verso il futuro. Sono contento di portare Enzo Tortora dentro Palazzo Ducale, avrebbe compiuto 90 anni il 30 di novembre e noi lo festeggeremo con una piccola mostra, ma molto curata, da Renato Tortarolo, e con un incontro, una serie di incontri nella giornata del 30. E poi c'è purtroppo quella volta sul ponte. Mi sono arrivati tutti questi racconti, per cui ancora ringrazio tutti quelli che me l'hanno mandato, sono più di 500, poi ho perso il conto. Cioè.